siamo qui alla tua presenza, Padre Santissimo, appunto in vista di quella Gerusalemme celeste dove, Signore, la tua luce risplenderà in eterno insieme a quella del tuo figliuolo Gesù, nostro Signore e Salvatore. Alleluia, gloria al tuo nome. Quindi siamo qui, oh Signore, per adorarti qui in terra come lassù nel cielo. Quindi anche questa sera lo Spirito Santo ci guidi in ogni cosa. Signore, come vengono appunto guidati gli angeli, Signore, che stanno alla tua presenza, che ti lodano. Insieme a loro questa sera fai che ti possiamo lodare in una maniera perfetta e che tu possa rallegrarti, gioire, Signore, insieme agli angeli, a Gesù e a tutti quanti noi. Alleluia, te lo chiediamo per Gesù, che con te lo benediciamo in eterno. Alleluia, amen, amen. Vi è libertà, alleluia, nella croce che prese Gesù. Perché vi è libertà? Perché, vedete, prima di accettare nella croce che prese Gesù, per dire del sacrificio che ha compiuto Gesù, perché, vedete, non accettando il sacrificio di Cristo, si vive nei propri falli e nei propri peccati. E, diciamo, il principe del mondo del peccato è il diavolo, che tiene prigionieri, diciamo, tutti quelli che non credono in Cristo e nel suo sacrificio. Allora, ecco perché vi è libertà nella croce che prese Gesù, alleluia. E la vita quindi avrai se la croce qui prendi anche tu, se accetti il Signore, ecco, e conduci la tua vita come l'ha condotta Gesù. Fratelli, lui è l'esempio. Più fedelmente, vedete, prendiamo i suoi esempi di vita, perché è stato uomo,
Quindi non è che diceva che lui è venuto con un corpo spirituale. Tutto sommato, sia glorificato di Dio. Guardate, in questo istante bello, ma non vi aspettate questa cosa. Gesù è venuto, perché siccome io ho detto, non è che lui è venuto in un corpo spirituale, perché qualcuno vuol dire, sì, però il suo seme era spirituale. No? È vero, il suo seme era spirituale, ma il suo corpo era materiale. No? Oh. Adamo, se ci fate caso, il suo corpo era materiale, fatto d'argilla, diciamo, no? La polvere della terra, dell'argilla, perché altrimenti la polvere non è che si può sagomare, si può modellare. Quindi, allora, però, se ci fate caso, quell'argilla, quel corpo quindi di terra, di argilla, ha preso vita nel momento in cui il Dio soffiò nelle narici di Adamo. Allora lui incominciò a muoversi e a camminare. Vedete? Quindi vedete che anche nell'uomo c'è quello che ci fa, che ha fatto nascere e vivere, quindi Adamo è stato sempre lo Spirito di Dio. E Gesù, la stessa cosa. E allora, invece di fare, ecco perché Gesù viene considerato pure il secondo Adamo, no? Invece il Signore di fare nuovamente un essere umano dall'argilla, invece lo ha fatto nascere di carne. Perché? Perché quando Adamo ed Eva peccarono quando avevano il corpo di carne, non quando avevano un corpo d'argilla. No, ma, diciamo, Eva non l'ha avuto mai il corpo d'argilla, Adamo sì, perché poi Eva è stata tratta da Adamo mediante una costola, dice. Amen, gloria a Dio. Quindi vedete che le origini tanto dell'uomo Adamo che dell'uomo Gesù hanno avuto tutte e due la parte materiale e la parte spirituale. Allora, in Adamo, guardate, la parte spirituale avvenne dopo la sua formazione, che Dio lo formò a sua immagine e somiglianza, e quindi Gesù pure, perché dice, creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E poi gli diede lo spirito, l'alito di vita. Amen. In Maria è venuta la cosa inversa. Lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, è stato soffiato prima nell'ovulo di Maria Vergine. Amen. E dopo si è venuto a formare l'uomo, la materia. Amen. Però vedete, però la cosa non cambia. E delle origini sono sempre le stesse, alleluia, gloria all'Altissimo. E se ci fate caso, tutto sommato anche noi, fratelli, sia glorificato il Dio. Io oggi, cioè il Signore mi fa esprimere così, perché la gioventù d'oggi, i ragazzi di oggi sono evoluti, emancipati, insomma vanno a scuola, tante cose, capisci? Non te le conosci, può dire, cioè, sai, un piccioliddo ora vuoi una cicogna, porta un piccioliddo, un tuo coso, un becco, un tuo cestino, e dice, a cuccia punta questo gioco. E allora, seguite attentamente, praticamente noi stessi veniamo all'esistenza mediante pure lo Spirito di Dio. In che senso? Perché
Ed ecco qui, voglio fare una precisazione. Quando il Signore mi ha fatto dire che si è venuto a creare la cellula vivente, e che su cosa ho messo pure la cellula vivente, attenzione, per cellula vivente io intendo diciamo quella vita che il Dio ha formato alle origini, nelle origini dell'universo, cioè prima delle origini dell'universo, cioè quando lui ha formato la cellula vivente, cioè per cellula vivente vuol dire la vita, in poche parole, vita, invece di dire vita, cellula vivente, che poi, ecco, è questa sostanza che praticamente si trova, vedete, come il Signore mi ha spiegato allora, nell'acqua. Però noi vediamo che questa cellula vivente non è uguale per tutti, perché praticamente dal momento in cui il Signore creò la vita, sta cellula vivente, ecco io la chiamo cellula vivente, perché, amen? Allora, quella cellula vivente non è che una cellula vivente solo umana. Cellula vivente significa che ogni cosa ha origine da lì, da quella cellula, ecco, la chiamiamola, diciamo andare un nome, no? Quindi è a secondo quello che deve venire all'esistenza, allora la vita, la cellula vivente, ecco, questa cellula, amen, la vita si sprigiona e dà origine a secondo, stava a nascere un gnaddo, ci siamo, stava a nascere un gnaddo, e in cenazione questa cellula vivente, ci siamo, se deve nascere un oppopotamo, entra in azione questa cellula vivente, la vita, amen, che Dio ha creato alle origini, ci siamo, non è una cellula vivente per dire la vita, viene chiamata, ecco il Signore, ma mi ha dato questo, da intendere questo, è che per esempio creando questa cellula vivente che cioè forse la spiegazione, il termine è giusto, la spiegazione è giusta. Allora, la cellula vivente è il punto di partenza della vita di ogni cosa. Se ne scemo mi faccio capire? No. Amen. Non è che quando dice cellula vivente si riferisce solo alla cellula che poi ha anche generato Gesù. Perché tutto parte da lì. Amen. Cellula vivente della vita, ecco. Cellula vivente della vita. C'è due punti di partenza, che è parte tutto da Dio. Lui ha creato la vita. Creando la vita di ogni cosa. Per creare la vita di ogni cosa ha dovuto creare questa cellula iniziale, vivente. Ci siamo, forse, tu mi puoi dire, mi puoi spiegare meglio, diciamo, la cosa. Cioè, sono riuscito a spiegarmi nella maniera corretta. Non è dice, quando dice, perché sui pianeti ci può essere la cellula vivente. Un momento, non vuole dire che c'è la cellula vivente di un uomo, di una persona. Per dire ci può essere la vita di un batterio, della qualunque cosa, amen. Ecco, quindi quando io dico cellula vivente, o meglio quando il Signore mi ha detto che ha creato, si è venuto a creare la cellula vivente, vuol dire quella cellula che ha iniziato a dare, cioè che permette alla vita di svilupparsi in ogni campo, in ogni ramo, anche le piante. Amen.
perché anche le piante hanno delle cellule viventi, perché se non sarebbero viventi non crescerebbero. I semi stessi, se non fossero, se non possero essere queste, sono come dormienti, come si dice, liofilizzati. Per esempio un seme che noi abbiamo qua, le spighe del grano, lì sembra che sia morto, però se noi prendiamo quella spiga, una di quelle spighe, la sbricioliamo e mettiamo un chicco di grano nella cosa, quello, vedete, possiede, ecco, questa cellula vivente la possiede pure lui, cioè l'origine della vita, tutto è partito da lì, ci siamo ora. Sì, perché infatti senza acqua non germoglia niente. Amen. Perché la cellula vivente, cioè che Dio ha formato per iniziare la vita, l'ha formata nell'acqua. Quindi è tutto, deve partire da lì. Ci siamo? Amen. Alleluia. Amen. Allora, speriamo che... niente, qui mi fermo perché non sento di aggiungere altro. Non sento di aggiungere altro, perché effettivamente, vedete, se qualcuno chiede perché, come ho messo, non so se lo sapete tutti, ho messo proprio, perché stavolta l'ho voluto fare per primo, perché dissi, ogni volta, per l'acqua, ho aspettato che gli scienziati scoprissero che su per rete c'è l'acqua, e io lo sapevo 50 anni fa, un centenne fa, fratelli. Perché io mi ricordo che trasmettevo la radio tutte le mattine, è stata una trasmissione di quelle, che poi giustamente il Signore me l'ha fatto spiegare in altre trasmissioni, come pure nello studio biblico che abbiamo fatto, no? Però già il Signore me l'aveva rivelato molto prima, non voglio esagerare, ma saranno un 30 anni che Dio mi ha rivelato allora che sui pianeti c'è acqua, che l'universo c'è acqua. Perché? È semplicissimo, dopo però che il Signore illumina, che lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Non erano queste acque. Alleluia. E allora, quindi, ho messo quello, perché effettivamente non vorrei che gli scienziati poi arrivino, dice, abbiamo scoperto come hanno scoperto l'ossigeno. L'avete saputo che due scienziati hanno scoperto che su una, come si chiama? Cometa. Una cometa, hanno trovato dell'ossigeno molecolare, insomma, amen. Quindi, e loro proprio dice, ma sto coso, sta cometa, dice, uno buttava sto cosa. Allora dice, a questo punto viene il pensiero che dice, questo ossigeno si trovava già esistente prima la formazione dell'universo. È logico che si doveva trovare, perché Dio l'aveva fatto già. E ancora si ridono su tutto, no, perché il Signore mi ha dato uranio, plutonio, idrogeno, l'ossigeno. Una volta saltano fuori. Alleluia, saltano fuori. E allora, ora quando io ho messo, infatti l'ho precisato, attenzione, per cellula vivente non si intende essere viventi. Cioè può essere vita. Però possono essere dei batteri, insomma, a secondo micro, che poi sia glorificato, niente, basta, perché diciamo nel profondo, e allora, su questi microorganismi li possono trovare, perché ripeto, dove c'è acqua, il Dio ha formato sta vita, sta cellula vivente, questa sostanza, ecco, sta sostanza che dà vita, proprio, alle origini, addirittura prima di generare Gesù, ci pensate? Quindi il Dio ha generato la cellula vivente, cioè questa, della vita, prima ancora che generasse Gesù, perché altrimenti non poteva generare. Ci siamo? Quindi lui ha potuto generare Gesù perché prima lui ha creato la cellula vivente, che la cellula vivente gli ha permesso di formarsi un corpo anche lui, altrimenti sarebbe rimasto soltanto a livello, come si dice, gassoso, come delle particelle a livello gassoso. Amen? Ma
l'ossigeno, là tu sono tutto parare mai. L'ossigeno, là tu sono tutto parare mai. Dice, quando parla brutto, allora un plutonio, quando scoppiano. Vedete, quindi Dio sarebbe rimasto a livello di particelle gassose, di gas, però sempre vivente in quella maniera, per diventare poi, per creare la materia che oggi noi conosciamo, ha dovuto subire anche lui, diciamo, queste sue particelle a livello gassoso hanno dovuto subire dei trattamenti che lui possedeva attraverso queste particelle, vedete, per formarsi poi un corpo per poter generare Gesù e poter poi parlare con gli angeli, poter parlare con Gesù, poter parlare con gli angeli, poter parlare con noi. Amen. Altrimenti sarebbe rimasto soltanto a quel livello, a quello stato. Alleluia. Amen. Ci siamo? Oh, basta. Alleluia. Quindi se qualcuno vi dovesse chiedere, vedete che significa questo, cioè che dove c'è acqua c'è la possibilità di svilupparsi una vita, in base però all'ambiente, alla cosa, ma di ripeto, non si può, al limite pure di persone, per dire, questo non lo è, va bene, ma effettivamente diciamo l'origine è quella lì, e quindi per cellula vivente si intende questa cosa universale, ecco, questa cellula universale, questa amen, ci siamo, chiamiamo lavoro così, amen, basta, alleluia, gloria all'altissimo, alleluia, alleluia. Allora vogliamo leggere nell'Evangelo di Matteo capitolo 17 e dal versetto 24. Quando giunsero a Capernaum, gli esattori di dirame si accostarono a Pietro e dissero: il vostro maestro non paga le dirame? Egli disse: sì. Quando fu entrato in casa, Gesù lo prevenne dicendo: che ti pare, Simone? Da chi prendono i re della terra i tributi o le tasse? Dai propri figli o dagli estranei? Pietro gli disse: dagli estranei. Gesù disse: i figli dunque ne sono esenti. Tuttavia, per non scandalizzarli, vai al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che verrà su. Aprigli la bocca e vi troverai uno statere. Prendilo e dallo loro per te e per me. Alleluia. Amen. Fin qui la lettura. Alleluia. Quando giunsero, dice, a Capernaum, gli esattori di ditramme, perché si vede che lì c'erano, vedete, delle persone, degli addetti, persone addette per riscuotere queste didramme. Dice: chi erano queste didramme? Erano due dramme, didramme, voglio dire due dramme. E si vede che, vedete, allora, ai tempi di Gesù, circolavano sia le monete romane che quelle greche, perché le didramme sono greche, non sono romane, romane, no? E allora, però avevano lo stesso, come in Italia, no? Ora c'è, per dire, l'euro che è uguale per tutte, però circolano pure che cosa? I dollari. Oh no, non circolano i dollari. I che hanno uscito i dollari, manco io. Avanti, che mi regalare una volta uno, laio, sabato. E allora, vedete che circolano, quindi se dice vada ai tempi do fratello De Luca, hanno pagato con i dollari, dice, ma da chi erano questi dollari? Erano soldi che circolavano in Italia, però di origine
degli Stati Uniti d'America, no? Quindi ai tempi di Gesù, lì in Israele, circolavano queste monete, sia le monete greche che quelle romane. Amen. E poi anche quelle, vorrei, c'erano i sigli, che erano quelli di Israele stessi, no? Allora, quindi, allora stiamo lì, tanta banca non l'ha mai fare. Perché il Signore giustamente ci fa capire che, come ai giorni nostri, alleluia, sia glorificato Dio, dobbiamo, perché magari qualcuno per scusarsi, per trovare la scusa per non pagare, dice: ma sì, allora erano altri tempi, ma oggi non sappiamo, ci sono i dollari, ci sono le cose, uno quale soldo va a pagare? Senti, se hai buona intenzione puoi pagare, alleluia, o che dollaro pure chi soldi italiano con l'euro, amen, gloria a Dio. Allora, e dice: quando giunse a Capernaum, gli esattori di dramme si accostarono a Pietro e dissero: il vostro maestro non paga le dramme? Egli disse sì. A questo punto, secondo voi, perché Pietro gli ha detto sì? Perché Gesù non l'aveva pagato. Se stava scendendo. Se quelli non lo scoprivano, Gesù diventava un evasore. Allora, però Pietro risponde, dice: il vostro maestro, e il tuo maestro, come è giusto, la Capernaum, gli esattori se cosa dissero, giusto, il vostro maestro non paga le dramme. Pietro disse sì, perché si vede che Gesù l'anno precedente o gli anni precedenti li aveva pagati. Quindi Pietro non so un vantao. Dice: perché, fratelli? Sono delle sfumature, delle cose che uno magari leggendo sfuggono dei particolari, però sono belli quando il Signore ce le fa scoprire. Guarda, quando giunsero a Capernaum gli esattori di dramme, gli sacquatori a Pietro, gli dicono: il vostro maestro non paga le dramme? Egli disse sì. Dice: solo che ancora Gesù non le aveva pagate per quest'anno, no? Però Pietro, ricordandosi che Gesù le pagava, allora ha risposto sì. Quindi Gesù non è che non voleva pagarle le dramme. Dice: perché? Perché se lui non le avesse pagate negli anni precedenti, sarebbe stato un evasore e lo avrebbero potuto benissimo accusare. Quindi, fratelli, Gesù, da quando aveva 20 anni, a partire da 20 anni in su, ogni anno lui aveva pagato le dramme. Amen? E quindi, siccome le aveva pagate sempre, perché, ripeto, se non le avesse pagate, qualcuno, vedete, degli esattori, voi gli scribi, o altri farisei, voi sacerdoti stesso, dice: che palle, che insegni tu la giustizia, che sei un evasore, l'hai pagato tu sempre, in tutti questi anni, le hai pagate tu le dramme. Mi capite? Amen. Alleluia. Quindi Gesù, per non farsi cogliere in fallo, allora agiva nella maniera corretta, in regola. Amen, gloria a Dio. Tanto è vero, vedete, che questo ce lo fa anche capire, confermando quello che dice Gesù. Quando fu entrato in casa, Gesù lo prevenne dicendo: che ti pare, Simone, da chi prendono il re della terra i tributi o le tasse? Dai propri figli o dagli estranei? Quindi, guardate, Gesù aveva pagato sempre, tanto per esempio tributi o tasse, aveva sempre pagato quello che era giusto pagare. Gesù lo aveva fatto sempre, perché altrimenti lo avrebbero colto. Fratelli, come a tante che per anni non hanno pagato i tasse, non hanno... poi li scoprono e ci fanno pagare, chi dice,
i presenti e chi ne passate, no? Perché è lì, proprio accusano. Guardate come cadono, in ridicolo. Come effettivamente vengono umiliati. Perché, fratelli, scoprire che uno non ha pagato tasse, per esempio, che avrebbe dovuto pagare e non le ha pagate, e poi lo scoprono e dice tu, figlio bello, non hai pagato qua. Può succedere che uno se le dimentica, per carità. No, però quello si vede, la buona fede, quando uno una cosa la fa per buona fede, in buona fede oppure... allora, il fatto, vedete, ce lo fa capire che Gesù è stato sempre una persona corretta, giusta, perché dice, che te ne pare? E ci porta questo esempio, dice, di chi prendono il re della terra i tributi o le tasse? Dai propri figli o dagli estranei? Perché in questo caso, le ditramme andavano per il Tempio, quindi il Tempio per chi era stato costruito? Per il Signore. E Gesù di cui è figlio? Figlio di Dio, no? Quindi lui non avrebbe dovuto pagare. Però dice, ecco, per non scandalizzarli, vai a mare, prendi e paghi, sia per te che per me. Perché questo, vedete, lui lo fa? Perché lo precisa, dice, Pietro disse ai figli, i figli dunque ne sono esenti, quindi disse Gesù, tuttavia per non scandalizzarli. Fratelli, vedete, Gesù avrebbe, se lui non avesse pagato le ditramme o altre tasse, lui quel giorno avrebbe finito di predicare, di continuare a parlare di Dio, della giustizia di Dio. Alleluia. Come quando si presentarono, dice, è giusto pagare il tributo a Cesare? Alleluia. Dice, mostratemi una moneta. Di chi è questa effigie? Dice, di Cesare. Allora dai a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Amen. Quindi noi non dobbiamo confondere e non dobbiamo giustificarci presentando l'ingiustizia umana, perché secondo voi a Gesù l'hanno accolto bene tanto sacerdoti, scribi, farisei, i capi anziani? Non lo hanno accolto, anzi lo hanno disprezzato. Ma vedete, nonostante Gesù fosse stato disprezzato, lui ha continuato, amen, a praticare la giustizia di Dio. Amen, gloria al Signore. In modo tale che lui potesse avere quella piena libertà, vedete, di parlare delle cose di Dio senza che nessuno lo potesse accusare. Alleluia. Ora, ecco, per non scandalizzarle, perché, guardate, sia glorificato Dio. Sapete in questo istante quello che il Signore mi sta dando pure da capire? E manco usaccio, se è stata così la cosa. Ma per non scandalizzarli. Può darsi che Gesù già li aveva pagati. Qualche giorno e cosa. Però come poteva dire, senza gli devi dire che io le ho pagate? Dice, morso mi ha ricevuta. E quando? Ecco, vedete, non ha pagato le ditramme perché si è inventato ha inventato che di averle pagato un altro giorno.
Allora, per non scandalizzarla, visto e considerato che si è venuta a creare questa situazione, amen? Per non scandalizzare, per non fargli pensare, supporre il male, guarda che fai, vai a mare, sia glorificato Dio, vedete? Alleluia, per non scandalizzarle, alleluia. Fratelli, vedete, il nostro comportamento deve essere esemplare in ogni cosa, perché o serviamo il Signore e viviamo, conduciamo una vita corretta in ogni cosa, altrimenti gli accusatori potrebbero accusarci. E chi sono evangelici? La spazzatura non la pagano, oppure altre cose non la fanno, altro qua. Per non scandalizzarle, vai e paga. Perché era anche un dovere, alleluia. Fratelli, quelle erano delle autorità. E Gesù come uomo doveva essere sottoposto alle autorità. Vedete, dai a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Alleluia. Ci siamo. Ora, fratelli, il Signore mi ha dato da leggere qui, però quello che mi fa sentire dentro è questo, che noi dobbiamo fare attenzione non solo nel pagare le tasse o i tributi, ma anche nel parlare, nell'agire, per non scandalizzare quelli che ci circondano, quelli che ci conoscono. Non passare con questo mavro russo, perché se da Reve c'è uno che ti conosce, dice guarda, chi dopo tanto che evangelista, che evangelico, e passa con russo. Allora io, anche se ho premura, e vedo, me ne sto sulla mia destra, in modo tale che non scandalizzi nessuno, perché se io cammino fuori mano, per dire, commetto un'infrazione, qualcosa, allora io scandalizzo gli altri. Amen? Allora, per non scandalizzare nessuno, perché sanno che sono credente, a me ci siamo? Alleluia. Quelli della sopra del palchetto pagate il tributo, no? Ma state sentendo? Che ci hanno i bambini che giocano da sopra. E allora, quindi, vedete come dobbiamo stare attenti? Ripeto, vedete che Gesù, per non scandalizzare nessuno, con molta probabilità ha pagato nuovamente. Per non scandalizzare, perché dice, se io gli dico l'ho pagato, sta imbrogliando. Allora sente, per non scandalizzarlo, e sapete questo che cosa me lo fa pensare? Perché Gesù mi state seguendo anche da sopra, state attenti un attimino. Noi troviamo scritto che Gesù, a Gesù e agli apostoli, lo sostenevano delle donne, verguddate, delle donne, dice, sostenevano Gesù con i loro averi. Quindi a Gesù ci davano pure soldi. Tant'è vero che quando lui parlava con la donna samaritana al pozzo lì di Giacobbe, i discepoli erano andati a comprare da mangiare. Con chi cattavano? Chi soldi che pescavano a mare? Che ci diceva a Gesù? Vai a mare, getta l'amo, piglio pesce e poi vai a cattare o mangiare. No! Quindi, perché c'era pure il fatto, se vi ricordate in un passo, in un punto della scrittura,
ci dice che Giuda ci buttava a borsa e si rubava pure quello che c'era da dentro, che c'era dentro, i soldi. Ma capite? Vedete quindi che gli davano dei soldi. Allora, mi fa pensare che effettivamente Gesù ha pagato anche in quella circostanza, seguito attentamente, ha pagato, che già l'aveva pagato, perché dice, Pietro ci dice sì, dice le paga sì, gloria a Dio, sapete, e Gesù dice vai a mare, in modo tale, dice padre, io con quello che i miei sostenitori mi hanno dato, l'ho pagato già la prima volta, l'hanno pagato pure i discepoli, però a questo punto io non posso sottrarre dei soldi a quelli che mi hanno fatto delle offerte per pagare, non lo faccio scaccio, sulle spalle di lauge, ci siamo sulle spalle degli altri, ci siamo, perché se Gesù avesse preso, avesse detto a Giuda, non è Giuda che porta a borsa, dacci questi soldi. Dice, ma signore, questi potevano dire, e dice, signore, questi ce li hanno dati, queste offerte ce le hanno fatte per mangiare, no? E tu ora vuoi pagare i tasse per te, le ditramme per te. Voi capite? Guardate la saggezza di Gesù, la precisione di Gesù. Amen? Per non essere di peso agli altri, per non... Dice, vai a mare. Il primo pesce che prendi, aprigli la bocca e troverai uno statere. Ecco, in quell'istante, vedete, Gesù dice al Padre, Padre, è come se gli avesse detto, io parlo così per far capire meglio in modo familiare, Padre, io non ci posso pigliare i soldi di quelli che ci hanno dato le offerte per vivere. Signore, devo pagare i tributi, se io prendo la mia, i discepoli stessi si potranno scandalizzare, vada, se pagare i cose, ha preso quei soldi che erano destinati per mangiare, no? Padre, allora il padre subito provvede, di a Pietro di gettare l'amo. Quei soldi che c'erano nella bocca del pesce, chi gliel'ha provveduti a Gesù? Le donne che lo sostenevano con i loro averi? Quelle che gli davano le offerte? Amen. Il Padre. Guardate che profondità, che cosa meravigliosa. Non so se voi lo state comprendendo, ma io lo sto assaporando in una maniera meravigliosa. Perché, ripeto, l'avrebbe potuto fare... Alleluia. E si vede che, guardate, che gli altri apostoli, può darsi che l'avevano già pagate pure. Può darsi che Pietro non l'aveva, perché Gesù per dire paga per te e per me, può darsi che ancora Pietro veramente, ma Pietro non l'aveva pagato ancora, ma lui sì. Ma per non scandalizzarle, che c'è da scandalizzare se uno... vaga, è in regola, vedete, gloria a Dio. Ecco, quando, fratelli, quando ho detto che all'età di 20 anni, non so quanto aveva, avevo detto al Signore, Signore, se tu vuoi che io non mi sposi, non mi sposo. Vedete, quando uno vuole fare la volontà di Dio, che ama Dio, ama la giustizia di Dio, l'amore di Dio, che è disposto a sacrificare se stesso, quando non ogni scusa è buona. Alleluia. Vedete, sono cose che Dio vede, accetta, approva. Alleluia. Amen. Ora, ecco Gesù, per non scandalizzare, perché in Gesù c'era quest'amore per il Padre, per la giustizia di Dio. Dice, che c'entra il fatto da? Voglio dire, quando c'è amore per il Signore, uno è disposto a fare la qualunque cosa per mantenersi sempre in regola. Quindi Gesù, vedete, si è mantenuto in regola sempre, alleluia, amen, gloria a Dio. E nel momento, vedete, del bisogno, il Padre lo ha provveduto.
Perché, fratello, voi che pensate che tutti i giorni non poteva Gesù, avendo questa grande possibilità, o poteva vivere nelle ricchezze, no? Ogni mattina Pietro, visto che tu sei pescatore dei mestieri, vai a mare, non c'è bisogno di pigliare barca, ma getta l'amo, e poi mangiamo tutti, e poi mangiamo tutti e 13, no? E 12 apostoli con Gesù, no? Allora, guardate come Gesù, vedete, che saggezza nell'amministrazione, nell'agire, per non scandalizzare. Fratelli, alleluia, cerchiamo di vivere nella maniera corretta, sforziamoci. Se non abbiamo tali forze, chiediamole a Dio che li dateci abbondantemente. Facciamolo anche noi, come lo fece Gesù, per non scandalizzare nessuno. Comportiamoci bene. Gesù si è comportato bene sempre, ma diciamo in questa circostanza ci ha dato dimostrazione di sapersi comportare bene per non scandalizzare. Ricordiamoci anche noi, quando facciamo determinate cose, facciamolo per non scandalizzare. E il Signore ci premerà, dice: guarda, questo mio figliuolo, questa mia figliuola, per non scandalizzare, ha fatto questo. Alleluia. Vedete? Sono questi, vedete, le gesta, sono queste che vengono scritte nei registri di Dio. E un giorno, vedete, queste sono come delle perle che noi depositiamo presso la banca di Dio. Alleluia. Guarda questo mio figliuolo, questa mia figliuola, cosa ha fatto per non scandalizzare. Guarda, ha preso la lezione del mio figliuolo. Ha imparato quella sera che non deve fare attenzione a non scandalizzare nessuno. Guardate, gloria a Dio, in questo istante, Signore, che mi ha fatto ricordare. E guai a chi scandalizza uno di questi piccoli, perché sarebbe, dice, meglio che si gettasse a mare con una pietra, con una macina da munire al collo. Amen. Guai chi ha scandalizzato uno di questi piccoli. Alleluia. Amen. Piccoli non vuol dire che hanno un'età piccola, ma piccoli come conoscenza delle cose di Dio. Amen. Allora, non sentiamoci grandi, adulti quindi, sapienti, intelligenti, per dimostrare la nostra cultura spirituale o religiosa che sia, per farci vedere dagli altri. Alleluia. Invece, se questo noi crediamo di sapere di più, di conoscere di più rispetto agli altri, allora guardiamo gli altri come piccoli fanciulli e cerchiamo di evitare di scandalizzarli. E Dio ci benedica. Oh,
Alleluia, amen. Benedetto tu sei, Signore, grazie per la tua divina presenza, grazie per i tuoi insegnamenti, grazie per la guida dello Spirito tuo in ogni cosa. Alleluia, continua a benedirci, a rimanere sempre con noi, che il tuo Santo Spirito ci guidi in tutto, nelle piccole e nelle grandi cose. Signore, sia quando ci troviamo in chiesa, o per via, o a casa, dappertutto, ti supplichiamo non farci sbagliare, non farci vedere meno mai, ma facci fare la tua volontà qui in terra come nel cielo, insieme agli angeli, nel nome di Gesù, benedetto con te, in eterno. Alleluia, amen, amen. Dio sia lodato.